Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Eccoci qua, siamo a Viareggio come al solito perché andiamo a trovare l'amico Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici, che è partner del canale, ma soprattutto perché oggi è il grande giorno. Il mio grande giorno, perché Piero è il mio grande giorno? Perché ho visto che sei arrivato in bici. Non è vero, non sono arrivato in bici. Allora, perché ti compri un orologio? Perché Davide si compra un orologio. Oh, oggi è il mio grande giorno, ci compriamo un orologino come si deve. Ci compriamo, te lo compri tu, io sì. No. Mi pare che Giacomo ha detto che sono arrivati i colori di quadrante che mi piacevano, quindi noi andiamo a vederli. Fai un po' vedere l'orologio del giorno. Tag Heuer Monaco. E la Madonnina, bellissimo orologio. Quadrato, sì. Sì. Meno male che ce l'hai te e non ce l'ho io. Ti sta anche bene, l'hai anche provato. Sì, ma a me non fa per me, non è un orologio che non fa per me. E invece io, siccome siamo in zona terrestre, ne approfitto perché di solito indosso i diver d'estate, no? Uh-huh. Ma ora che non dobbiamo andare per acqua, ho messo il mio Hamilton intramatica, carica manuale, bel cronografino, con il cinturino realizzato da... John Cool Strap. Faccelo. Vabbè, ok. Eccoli, dai, bello orologino, su, andiamo, dai, già che gli orologi mi aspettano là. Sì. Complimenti per la bici. Grazie. Eccolo che corre di nuovo, non lo riesco mai a raggiungere. Prima arriviamo, prima vi faccio l'orologio. Hai le gambe più lunghe delle mie. Te lo sai cosa prendo? No, non lo so mai niente io, non mi dici mai niente. Cosa prendi? Dai che lo sai, no, vabbè, non lo diciamo perché. Sì, che lo so, volevo far finta. Poi chiaramente io, già che siamo lì, Giacomo avrà preparato il tavolo con gli orologi perché se ne approfitta vuole che gli facciamo vedere gli orologi, no? Ma te lo fa lo sconto? Non scappellotto se non mi fa lo sconto. Bene. Che poi tra l'altro ho visto, io spero, su Instagram ho visto uno Yema bianco, sembra quasi la puntata dell'altra volta, ma è uscito un altro Yema bianco, però non diver, veramente carino. Ah, ma più bianco di quello dell'altra volta? Ma sì, come Dixon. E poi ha preso in concessione un nuovo marchio. Non l'ho visto, sai. Vediamo un po' com'è. Tappa al caffè, ovviamente. Vuoi fare il caffè? Offro io. Va bene. Eccolo! Ale Ale! Buongiorno. Ciao ai miei amici! Oh, è venuto a prendere un caffè. E un bicchiere d'acqua. E un bicchiere d'acqua come? Naturale. Naturale, lo stavo bevendo. Il latte lo darò a te. Grazie. Bravo Piero, pagati. guarda, paga Piero. Camminata l'abbiamo fatta Piero? Eh sì. Sei contento, no? Da morire. È aperto? Aperto. Batto la testa come sempre. Buongiorno. Buongiorno. Allora ragazzi, eccoci qua all'interno della gioielleria oggi. Prima di sedermi e prendere il mio orologino, che poi vedrete cos'è, ma tanti di voi l'hanno già indovinato anche, no? Dalla chat Telegram l'hanno indovinato, però... Perché tanto che ne parlo, eh. E come fanno? Parli anche di altri orologi, come fanno a averlo indovinato? Quelli attenti se ne accorgono. Quelli attenti se ne accorgono. C'è anche il buon Giacomo, qua. Prima di passare al mio orologio, l'acquisto, però, diamo un'occhiatina alle novità. La prima novità che c'è... È una nuova concessione, ragazzi. Trematic, io lo dico alla francese, Trematic. Poi c'è chi lo dice Trematic. Se ci apri la vetrina gli diamo un'occhiatella. Praticamente è un marchio che è nato da poco, però esisteva già negli anni 60. È la classica situazione nella quale un imprenditore o più di un imprenditore fa rivivere il marchio, acquista il marchio e rinizia la produzione. Al momento hanno solamente un modello, un monomodello, declinato in varie configurazioni, col cinturino, col bracciale. Ora dobbiamo chiamare un attimo i pompieri per aprire perché vedo che non ci stiamo riuscendo. Perso la chiave. Lo chiedevi a me, l'aprivo io. Ovviamente sono diversi allestimenti, oltre al bracciale esiste anche il gomma e due versioni in pelle. Tutti i colori di quadrante possono essere allestiti con le altre soluzioni di cinturino. Se dovessi prendere un orologio tranne i classici neri e blu, andrei a vedere un verde o un color corallo. Secondo me sono corallo molto molto interessanti come colori. Ma no, aspetta, io voglio un braccialato, dai. Braccialato, allora vai. Un verdone. Ok, allora. Allora, praticamente la cosa che
si nota la finitura a corteccia, no? Tipo quei Seiko che abbiamo fatto vedere anche l'altra volta dell'edizione Save the Ocean, hanno questa lavorazione particolare, ghiera unidirezionale, è un diverino, diciamo 39 mm ragazzi, 39. Adesso vi tolgo anche l'Oriolos. Prima che te la rubi Piero. Perché bravo. Mettiamolo in mani sicure. Stavo allungando la mano io. Adesso proviamo l'orologio. 39 mm, naturalmente il calibro è il Sellita SV200, così non ci si sbaglia. Eccolo qua. Posizione Davide Cecchini. Com'è? Bello. È particolare, cioè tutto sommato è abbastanza originale anche con questa ghiera che... È bello anche il bracciale. 60-45, il bracciale sì, è un classico. Tungsteno. Che... Ah, la ghiera in tungsteno. Tungsteno. È durissimo, un materiale sì. Antigraffio. Ghiera in tungsteno, vetro trattato allo zaffiro. Trattato allo zaffiro. Trattato allo zaffiro. Non è un vetro zaffiro, vogliamo specificare, è un trattamento che viene applicato in un secondo momento, viene scaldato e si indurisce sopra il vetro che c'è sotto e lo rende ovviamente più duro contro gli sgraffi e gli urti. Prendiamone uno bianco perché i quadranti bianchi sono... Cioè sono due diversi di quadranti. Sì, sono due, uno è un pochino più lavorato tipo corteccia, uno è un pochino più tenue come allora, lavorazione. Allora, questo qua sapete cosa c'è di particolare? La ghiera in tungsteno lucida. Sì. Eccolo qua. Si vede? Sì. È veramente particolare, eh? Guardate com'è lucido. Quindi è praticamente antigraffio. Ci sarebbe poi da approfondire un attimino sul vetro, ma non lo so. Bello, dai. E questa è una nuova concessione che ha il Buon Giacomo. Tra l'altro anche il prezzo è abbastanza aggressivo. Questo qua 1150. Sì. Quello braccialato 1250. 100 euro di differenza, ci stanno. Sì, no, i prezzi sono interessanti, rapportati anche a quello che offre l'orologio, le caratteristiche di costruzione. Tra l'altro la proprietà mi diceva che hanno faticato a trovare un'azienda che li potesse produrre quei quadranti con le caratteristiche che volevano loro. Cioè questi quadranti a corteccia con i numeri applicati richiedono una grande lavorazione, una grande tecnica. Sai cosa c'è anche da dire? Che il cinturino, sai di cosa è fatto? Di mela. Di mela. Come di mela? Non è pelle. Sembra, sai quella, come si chiama, la melinda. Non è pelle. No. È di mela, un materiale riciclato. C'è scritto, fatto a mano in Italia. Pelle di mela. A noi ci piace più la pelle di Susina, vero? Però anche la pelle di mela. Ma sono francesi o svizzeri? No, allora, il marchio è svizzero. 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 Produzione svizzera, cinturino, mela italiana. Non quello. No, quell'altro, mela italiana. Oh, e poi qua ho visto un'altra novità IEMA, si chiama l'Urban Traveler questo qua. Sì. Non mi chiudere l'orologio dentro che no, sono soffocato. Te lo lascio qui anche perché qui c'è un'altra chicchetta da far vedere, okay. Ci ritorniamo rubare. Dopo. Lo vado a rubare, dov'è? Ruba il suo, rubare i miei, eh. Ti abbiamo visto che hai rubato l'orologio. Eccolo! Oh, eccolo qua. Urban Traveler. Chiusura farfalla, bracciale anche abbastanza colpito. Sì, era una cassa che abbiamo già visto in passato, è stata rifatta, è edizione limitata con tre colorazioni di quadrante diversa, un azzurro, un rosa e un silver, un argenté. Purtroppo è già rimasto questo e che gli altri sono già andati, me l'hanno consegnati veramente pochi, prodotto bello, bello, bello. Il fondello chiuso intanto ha già vinto perché di solito c'hanno tutti il fondello sì. Trasparente. Oh, poi guardiamo il polso come sta. Misura incredibile sul polso. Quanto è di diametro? 39-38. Eccolo 38. Qua. Bello. Pensa che te l'ho fatto scoprire io il marchio IEMA. No, io l'avevo già scoperto, avevo dei dubbi all'inizio, poi dopo sono scomparsi, poi dopo l'hai comprato te, allora lì mi si è accesa la luce, perché quello che sceglie Piero è veramente... No? Era batteria il mio. E tu era batteria. È bello IEMA, dai, IEMA, IEMA. Poi è anche bianco, però si legge bene, lo vedi? Sì. È come il Brothers, che te mi hai regalato quello qua. Come il? Il Fathers, il Fathers, che te me l'hai regalato blu e invece era più bello bianco. Va bene. Però c'è anche il Sister. Il Sisters, c'è anche il Sisters. Come ci capisce Piero di orologi, ci capisce. Fathers. Allora guarda, già che abbiamo la vetrina
Yema aperta. È questo che dicevo, io l'ho visto bianco questo. Sì, c'è allora questi bianco. Qui sono cinque colori differenti. Al momento è arrivato il chiaro e il nero, questi qui si chiamano Urban Field. Allora, questo qua c'ha un bracciale veramente leggero, eh? E sicuramente è una scelta stilistica, perché quello lì lo sanno fare, gigante, fatto bene, massiccio. Questo allora, qua questo qui viene venduto con diverse soluzioni di bracciale. Questa mi è sembrata la più interessante. Devo dire la verità, io li ho acquistati su catalogo, non li ho mai visti dal vivo. Quando poi li ho ricevuti ho notato la particolarità di questo bracciale, che è proprio in stile vintage, se vogliamo, anche un po' alleggerito come soluzione di metallo. Scusa, mi chiami le forze dell'ordine? Aperto. Ah, passa così, eh? Sì, passa così e poi puoi andare praticamente a creare l'aggancio dove ti serve. Okay. Sì, che ti regoli la misura. Guardate, vedete com'è? Vedi? Così te lo fai cosa, e poi dopo lo agganci qua dove ti pare. E la parte avanzante rimane internamente proprio all'orologio. Io lo metto bello largo perché non so quale sarà la mia misura. Bello largo così. Prima lo devi mettere forse, prima di chiuderlo. Dici? Se no la mano è bella passata. Ah, allora si fa così, tutto. Bravo. Poi si mette, che chiaramente io ho il polso da uomo e non ci entra. Da cavallo, no? Da uomo. Però è bello, dai, fallo vedere così perché non me lo posso mettere al polso. E gli altri cinturini bracciali come sono? L'altro è un cinturino un pochino più tradizionale, con un mezzo chicco di riso. Mezzo, non totale. Che è un bracciale con la maglia ibrida. Carica manuale. Sì, carica manuale, fondella a vista, tra l'altro molto bello anche... Sì, non sono arrivati ancora tutti i colori, hanno cominciato a consegnare in questi giorni, però è un prodotto bello, interessante, ben fatto, e il carica manuale ci sta su questa tipologia di prodotto. Sì, perché è anche sottile, bello. Sì. Quanto costano? Ma non costano tanto, con questo cinturino qui 9,99, sicché è con prezzo accettabile. No, Yema sta facendo dei begli orologi. Sì. Poi non c'è poco da dire. Ma ci sono delle marche in questo momento che... Devo dire la verità, faccio fatica a starli dietro dalla continua evoluzione di prodotti che hanno. E veramente non so come li abbiano programmati, ma stanno uscendo quasi settimanalmente con prodotti nuovi. Sì, ecco, non è facile stare dietro a marche che hanno questo livello di produzione. Però, insomma, fa piacere, Fa piacere, speriamo che continuino, che non sparino tutti i loro... Tutti i proiettili. Tutti i proiettili in un colpo solo. E invece qua Young Guns cos'è arrivato? Ah, Young Guns, se lo vuoi prendere, è arrivato quel Pilot Chrono con una colorazione secondo me bellissima. Lui. È un orologio che mi è sempre piaciuto anche nella sua versione standard. E ora sono uscite due colorazioni particolari. La prima arrivata è questa, che è quella che dà come color tortora, chiamiamolo. E poi ne arriverà anche una con cassa PVD nera con quadrante blu, secondo me sono stupende. Il Chronoscope Driver, come si chiama questo qua? Bello, con quei due occhioni dei contatori, a me piace molto, è un orologio che è sempre piaciuto. È bello anche il cinturino di questo colore qua, anche questo qua c'è il fondello chiuso. Sì. Fatto di pesca il cinturino. No. Tra l'altro nello stile proprio Jungans è un fondello intelligente, perché vedi come svasa sotto, sì. Va a nascondere un pochino quello che è lo spessore dei classici cronografi. Bello assai, dai. Sì. Brava Jungans. Va bene, poi mi dicevi che sono arrivati anche, ecco, finalmente, no, per voi amici che state guardando, che avete sempre visto il nuovo Longines Conquest, o verde, o color rame, finalmente sono arrivati i colori quelli sobri, quelli che... piacciono alla gente, che piace come me d'altronde, no? Sì, vieni che te le faccio vedere, le avevo preparate al banco e che tra l'altro sono arrivati questa mattina, sicché ecco, mi sembra giusto, perché ce l'hanno chiesti in tanti, avevamo già visto il verde, il marrone e ora abbiamo dei colori un pochino più tradizionali, se vogliamo definirli così. Eccolo qua, allora intanto guardiamo questo qua bianco. Eccolo qui, nero, nero e bianco. Eccolo lì. Li volevate vedere? Chiaramente sono i due colori più classici, no? È come la panna e il cioccolato. I due colori più classici che ci sono questi due. Che dire? Io lo provo
nero. No, non lo provo nero perché c'è le pellicole. Beh, il quadrante ovviamente definisce un pochino la personalità dell'orologio. Se vogliamo renderlo un pochino più sportiveggiante o un pochino più elegante, ovviamente andiamo a fare delle scelte cromatiche diverse. Sicuramente il silver renderà l'orologio più elegante, la versione scura gli darà quel tocco, volendo un pochino più sportivo. Sì. Anche se ovviamente, come abbiamo già detto nelle volte precedenti, il nuovo volto del Conquest è di un orologio leggermente più elegante rispetto a quello che era prima. Più fine. Sì. E poi questo qua cosa c'è? Finalmente il GMT dell'Hydro Conquest. Oh. Allora, qui bisogna però, secondo me, questo è un orologio della svolta. Perché? Perché? Perché intanto anche la struttura della cassa, lo vediamo anche dal segmento ghiera, è totalmente diverso da quelli precedenti. È una ghiera un pochino più importante, con una dentatura più definita e anche un pochino, se vogliamo, più spessa. Ma la cosa fondamentale, che è il primo orologio della famiglia Hydro Conquest, dove finalmente è stato modificato, ma ancora più importante, migliorato la clasp del bracciale. Ah. E questo è veramente importante. L'abbiamo sempre detto, il limite un po' dell'Hydro Conquest, che era un orologio diver stupendo, erano le lavorazioni della chiusura. Eccolo e qua. Qui vediamo veramente una trasformazione. Qui c'è la chiusura ingegnerizzata, fine. Eccolo qua, bellissimo questo qua. Allora, intanto una chiusura pulsante. E già questa è una forma più elegante, sì. Non ha la classica controchiusura della clasp. Guarda qua il bisello come lucido. La lavorazione ovviamente è tutto un altro mondo rispetto a prima, ma soprattutto prima presentava, se volete poi ne prendiamo anche uno, possiamo fare anche dei confronti, prima presentava una prolunga di lamierino stampato, oggi abbiamo una prolunga integrata, guarda regolabile. Guarda la spazzolatura. È da paura. È bello questo orologio qua. Sì, sì, una prolunga regolabile integrata a pulsante che fa anche funzione di microregolazione. Sì, sì, questo. Sicché totalmente un altro prodotto rispetto al suo predecessore. In più, questa è una versione che non esisteva in catalogo, è la versione GMT, sicché totalmente nuovo anche nell'abbinamento di funzioni. Allora, c'è da dire che però anche stilisticamente cambia anche il quadrante. Qua scompaiono quei pallettoni, quegli indici, quei 3, 6, 9, quei numeri sì, lì. Sì, quei numeroni. È tutto scomparso, praticamente è un volto nuovo. Sì. Guarda bello il dotto qua sopra come luccica. Quindi, questa qua è il nuovo corso, dice che anche i Longines Hydro Conquest normali diventeranno così. Allora, è per quello che ho detto, bisogna fare attenzione a questo orologio, perché potrebbe essere il volto nuovo di tutti gli Hydro Conquest. Ora, secondo me è ancora in una fase di test, sono stati eliminati i numeri, sono stati messi degli indici, tra l'altro degli indici molto variegati. Sì, c'hai due bicchierini a ore 6 e a ore 9 e poi gli rettangolari gli altri. Piaccio? Per gli orologiai da piacere, no, come che... Piaccio alla gente che piace. Piaci alla gente che piace. E diciamo che forse non nel quadrante, ma per quanto riguarda struttura cassa e bracciale, secondo me questo qui sarà il nuovo volto dell'Hydro Conquest. Sì, e finalmente c'è anche il bracciale tutto satinato, mi sembra. Sì, leva pure le pellicole, che ti ho detto sono nuovissimi, li ho ricevuti per l'appunto questa mattina, che vediamo un'anteprima eccezionale. Ho paura a toglierla. No, è incorporato l'allarme, bene. Ho preso nel prezzo. Oh, basta così, basta. Ecco, così. Vai. Eccolo qua, vedi che è tutto satinato. Bello. È anche opacissimo, bello. Bella assai. E poi vedo due Zenith lì. Sì, questi qui sono i primi arrivi dei nuovi Pilot. Nello specifico queste sono le due versioni solo tempo. E poi esiste anche la versione cronografo di queste due colorazioni che stiamo aspettando ovviamente da un giorno a un altro. Sentiamo, ma sto qua che materiale è, acciaio? Quello lì è acciaio. Mamma mia, però... Ah, ma la vedi la finitura di questo acciaio qua? Bellissimo. Ora, io non so, ragazzi, se dalle immagini si può... Si evince, cioè, ma se potete in negozio guardategli un'occhiata, perché l'acciaio è veramente lavorato in una maniera sublime.
E questi qua c'è una cosa che non gli si può dire niente, Piero, cos'è? La LGBT. Ta. Bravo, Piero. Vabbè, questo è tipico un po' della... dello stile dei pilot. Guarda la lunetta come tagliata praticamente, no? Piatta e satinata. I numeri come piacciono a te. I numeri come piacciono a me, a prova di scemo. E cos'è invece questo meno sopra la finestra data? Non si sa. No, secondo me è un indice che per non intaccare o sovrapporsi alla data è stato messo in orizzontale. Ma sì. Dietro si vede il calibrino. Sarà scelta stilistica un po' diversa. Lo Zenith Elite sarà? No, invece questo qui non monta il classico Elite, ma monta un Primero solo tempo. Ah sì? Sì, sì, che ecco, è un calibro più evoluto rispetto all'Elite che montavano sui solo tempo precedentemente. Va bene, poi mi hai detto che è arrivato anche. Sì, il Longini Conquest. Conquest Chrono. Cronografo. Io questo qua non me lo ricordavo nemmeno. Dice che è arrivato stamattina anche questo. È la giornata delle anteprime, qua, ragazzi. Eccolo qua, è arrivato. Eccolo. Vieni a vedere, Piero. Cronografo Conquest. Sì. Oh, questo qua è veramente moderno, è di stile. Cioè, Longines continua a fare cronografi su cronografi, modelli su modelli di cronografi. Il crono, comunque sia, nelle famiglie sportiveggianti è un po' un leader, sì, di, sì, mercato. Praticamente sarebbe la versione crono, sì, di questo. Quindi la cassa dovrebbe essere la stessa. Sì. Diciamo la forma è, sì, la stessa, la ovviamente si cresce un pochino in spessore e poi ovviamente il crono più sportiveggiante rimane più aggressivo con l'inserto in ceramica, ovviamente ha un tocco di colore aggiuntivo rispetto alla versione solo tempo. Bello, ma c'è la corona vite? Sì, sì, corona vite, perché poi è vero che è un 100 metri, però l'hanno dotato di corona vite. Ah. Un cronografo sportivo, dai, diciamo che è il più sportivo che c'è di Longino, mi viene in mente uno più sportivo. No, perché gli altri sono heritage, sicché sono logici. Esiste l'Hydroconquest sportivo? No, esisteva il crono, però in questo momento c'è ancora qualcosa, ma lo stanno togliendo. A livello di novità, che questo qua è quello più sportivo, spalletti di protezione, corona vite 100 metri. Bello, bello, bello. Diciamo che è il diretto concorrente dello Spirit Chrono. Sì. Ora, te mi dicevi, l'altra volta mi hanno chiesto che l'Heritage Conquest, che usciva di produzione, vedi, sì, no? E veniva sostituito da un altro. Allora, è arrivato, insieme a tutte le novità, anche il modello nuovo. Però, giusto per valutarlo meglio, vi vado a prendere, vai, la versione vecchia. Vai, andiamo a vedere gli orologini qua. Allora... Oh, vedi, Piero, faccio le ripresine qua. Eccoli qua. Praticamente questo qua è l'Heritage Conquest, che uscirà di produzione. Sì. Che quindi, sì, te è ancora un orologio, non si sa come mai, perché sei... No, allora, devo dire la verità, sapevo che usciva di produzione, ne avevo comprati diversi. Oh, ecco. Dopo l'ultimo video tanti si sono affacciati e hanno acquistato ovviamente questa versione, che secondo me, come vi avevo preaccennato l'altra volta, a me personalmente piace di più. Allora, questo è un orologio che come contenuti tecnici sicuramente è superiore. Intanto si passa dal classico vetrino in plexiglass o esalite, chiamiamolo come volete, allo zaffiro. Questa è la prima grossa variazione. Se guardate, questo quadrante era un pochino più semplice rispetto anche al gioco di luci che presenta la versione nuova. Sì, quello lì è opaco, questo qua è un po' Soleil. Allora, questo qui, se non mi sbaglio, è la versione da 40. Ah. Esiste anche una versione da 38. Ah, ecco. Sì, esiste anche la versione da 38, ma nessuno avrà la misura di questo, che era da 35. Ok, ma 38 è già ideale per questo tipo di orologio. 40, cioè, per esempio, 40 mi sta anche bene. Oh, Poi, se vogliamo, possiamo guardare le referenze, la precisione che, sì, misura è questa. Però a vederlo così, rispetto a questo, mi sembra un 40. A differenza di sto qua che c'aveva la data ore 12, che a molti magari non piaceva, può piacere o non piacere, questo qua senza data è veramente super elegant. Qui abbiamo il libricino segreto. Sì, abbiamo un libricino. Allora, 16,50 o 16,49? 16,50. Ok, allora il 16,50 praticamente è un 40 mm. 40. Poi ci sarà un 16,49 che sarà da 38. Però anche da 40. Sul mio polso, perché c'è il polso come il mio, va benissimo. Sì, perfetto. 38 è tutta un'altra roba, va già più sul dress watch.
Però è bello anche questo qua, dai. Però adesso, Giacomo, passiamo al motivo per cui sono venuto qua. Dai, che io sono curioso. Andiamo a sederci nella postazione Breitling e portami fuori l'orologio. Oh, eccolo qua. È arrivato. Eccolo qua, ragazzi. Il Breitling Chronomat GMT. Quindi, ora, non vi aspettate nemmeno una recensione, perché io sto orologio qua l'ho già recensito qualche mese fa, bianco precisamente. Sì. È da lì che ho deciso che prima o poi sarebbe stato mio. In realtà volevo anche aspettare la versione solo tempo dei 40 mm, ma per adesso non c'è niente all'orizzonte, quindi mi sono deciso con il suo bellissimo bracciale Relu. Eccolo qua, Giacomo l'ha già messo a misura. E conosciamo a memoria la tua misura. Anche perché... Anche che è uguale alla mia. Sì, oh, che... Come sta? Bene. L'orologio è bello, a te sta male. La sua sporca figura. Sta meglio sul mio polso. Sei emozionato un pochettino? No. Perché? Perché un orologio vale l'altro, no? Eh sì, come no? No, vale l'altro. Diciamo che ha un po' alzato, dai, il guarda livello. Qua. Ha alzato proprio il livello. Va bene, dai, ottimo. Io me ne torno a casa con l'orologio e voi niente, dai. Sì. Adesso possiamo fare i nostri bellissimi saluti. Uno, due, tre. Faccia da cazzo. Allora, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo girato... Abbiamo girato... la camera per fare i saluti finali. Qua l'amico Giacomo, il buon Piero, che mi ha rubato l'orologio, che me lo ridarà, perché non è che perché ne compro uno quell'altro me lo dimentico. Ne metti due? No, sono tutti figli miei, sono tutti belli. Tre, va bene. Ogni scarafone è bella mamma soia. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fisici, come sempre, sono ogni domenica, ogni martedì, lunedì, giovedì e sabato. E quando cavolo vuole lui? Quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.